conoscete? Ciao. Ma vi conoscete? No, me l'ha presentato nessuno. Anche allora. Facciamo con la voglia.
Altre quattro. Irene, tutto bene? Ti piace il posto? Ti piace il posto? Bene, bene. Sì? Giulia, spiegaglielo tu che cos'è. Giulia, spiegagli che pianta è. Che pianta è, Nelido? No, spiegagli a me che pianta è. È un melo, ma che è un melo cotogno. È un melo cotogno. Lo dice il capo, cotogno. Io credo. Cotogno? No, così so come si chiama. E tu? Lo chiedi a me che pianta è? Chiedelo a lui. È un melo, ma secondo me è un cotogno. Un melo cotogno? Lo dice il capo. Io credo che lo dice il capo. Sì, è della famiglia dei meli, però secondo me è un cotogno. Ma come si chiama? La parata è tipica, no? Il mosto, no? Il mosto e i pezzi di... Ti metti i pezzi di nocciole, i pezzi di... Ci metti nocciole, noci, tutta la frutta secca in più, quello che avevano una volta, eh. E poi la pezza è molto aspra, ma se è apposta perché rimane quel bel gusto... Ed è l'ideale da mangiare con i formaggi, con i bolliti. Proprio. Quindi zucchero non. Zucchero no. Zero. Sì, beh, ci mettono anche. Ma il mosto è già zuccherato, perché in realtà è il mosto di uva. È già... Quindi niente zucchero. Ma secondo me è un cotogno. Cioè è il maggiore del meno. Dopo le ciliegie e la marmellata che mi piace di più. E poi ti raccontava loro, che è uno spettacolo. Come, oh scusa. Come fare la cugnà? Cugnà. Sarà lunga di crea.
sopra lunga. Questo è un bel paesino. Straight to number one. Circa 30 minuti di pausa, poi ritorniamo su al santuario di Crea. Cerchiamo di essere per le 3:30, 3:45. Number one.
quella. Così. So cool.